Buonasera a tutti e benvenuti, io sono Andrea Vitale della seconda B e vi presento anche gli altri compagni, cioè Giuseppe, Andrea, Alessandro, Gabriele, Giuseppe, Marta, Andrea, Marta, Alessandro e delle mie compagne di seconda A, Vittoria, Carola e Virginia. E oggi siamo qui per esporre il progetto a cui noi abbiamo aderito. Il disegno di legge che punta alla promozione della dieta mediterranea, non soltanto per lo sviluppo di percorsi collaborativi. La dieta mediterranea è uno stile di vita che rappresenta un percorso dalla terra alla tavola. È principalmente quello di ponti tra il passato lontano e il presente. Questo disagio si può porre rimedio abituando il nostro intestino al consumo di legumi. Può adottare anche un piccolo metodo, che è quello di aggiungere un pizzico di bicarbonato, semi di finocchio nell'acqua di cottura dei legumi, in modo che la buccia si ammorbidisca, facendo diventare tutto più digerito. Buongiorno a tutti, oggi parlerò di un legume che per noi siciliani è molto conosciuto, i fagioli. I fagioli sono un legume tipico della dieta mediterranea perché sono una fonte preziosa di nutrienti essenziali. In quanto ad apporto calorico, i legumi sviluppano 345 calorie per ogni 100 grammi di prodotto. Semplici e di grassi, soprattutto il colesterolo. Magnificente! Dal punto di vista dei micronutrienti, nei fagioli possiamo trovare diverse varietà di minerali e vitamine. E possiamo trovare infatti soprattutto potassio, fosforo, vitamina C, vitamina B3 e vitamina B9. L'unico difetto dei piselli è l'effetto acidificante sull'organismo, quindi è opportuno non esagerare nel consumo. Avete fatto un buon lavoro. Partendo ovviamente dalla piramide alimentare, poi avete giustamente escluso tutto ciò che riguarda la parte superiore, insomma, invece è più sopra. La biodiversità agricola, voi dovete parlare di fagioli prima, solo in Sicilia ci saranno una cinquantina di varietà di fagioli differenti. Volevamo ringraziare il dirigente scolastico, il corpo di docenti e soprattutto i nonni e i genitori che sono venuti a presentare le loro prelibatezze e anche i professori scolastici che sono venuti a allestire questa favolosa tavola.